La carovana di Mediterranea Saving Human si trova attualmente bloccata al confine ucraino in uscita. Si tratta di una carovana di 40 persone, di cui 20 profughe, soprattutto provenienti dall'area di Mariupol, una delle zone più colpite da questo orrendo conflitto. Si tratta di persone con anche pesanti traumi, anche con condizioni di salute piuttosto precarie e anche diversi minori non accompagnati. La carovana si trova bloccata al momento perché uno dei nostri volontari, cittadino italiano e residente in Veneto da oltre 30 anni, ha anche la cittadinanza ucraina. Al momento alla frontiera ucraina non lo riconoscono, non riconoscono una, lettera, una comunicazione ufficiale da parte dell'ambasciata italiana che certifica la sua residenza, come dicevo, da oltre 30 anni in Veneto, dove ha anche figli, moglie e lavoro. Quindi questo significa che lo considerano potenzialmente un disertore, cosa che implica anche potenzialmente l'arresto e comunque al momento implica che non lo vogliono lasciare uscire dal paese. Questa ovviamente è una decisione inaccettabile e stiamo lavorando anche con l'ambasciata italiana affinché questo volontario possa essere libero di uscire insieme a noi dal paese e tornare in Italia.